Buongiorno ninja da tavola e benvenuti in un nuovo video ed ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Oggi per la prima volta della storia di Man vs Food Italia, Thomas Hungry e il suo compagno di merende Moccio sono in trasferta per registrare il 7° episodio di questa glorifica saga. Dove ci troviamo, amico mio? Siamo alla pizzeria del Ponte a Milano per affrontare la pizza carnivora. La pizza carnivora qui in Italia, ma in America dove ci troveremo? In America cioè non me lo ricordo. Ma non ti sei preparato oggi? Porca miseria. Non mi sono preparato perché dobbiamo mangiarci 5 kg di pizza. Dobbiamo? Partecipi anche tu. Ma prima, tutti voi ristoratori che avete un ristorante, pizzeria, hamburgeria, non ci importa, e che volete mettere alla sfida Moccio e Thomas Hungry con una delle vostre challenge, scriveteci una mail all'indirizzo qua sotto che appare magicamente. Invitateci a fare le vostre challenge che noi distruggeremo, o almeno ci proveremo. Poi ci proviamo. Vabbè, torniamo alla nostra challenge di oggi. Moccio, vuoi descrivermi questa pizza da 75 cm se non erro? Come ti ho detto, pizza carnivora, perché è un tripudio di carne di differenti tipi. Naturalmente si parte da una base margherita, quindi pomodoro, mozzarella, e poi abbiamo aggiunto altro formaggio sul formaggio cheese, ovvero del pecorino e del grana, e poi quasi 2 kg di carne, ovvero bacon super crispy, prosciutto cotto, salame piccante e del manzo tritato. E ovviamente, se volete vedere la preparazione di questo gigantosauro, lo potete fare cliccando nel link in descrizione, dove troverete il canale del buon Moccio. E se non vi iscrivete, vi mando una pizza carnivora in testa che vi... Vabbè, direi di iniziare con le solite prassi. Prassi numero 1, ha peso lo sto giro, eh? Le calorie totali e valori nutrizionali totali di questi 5 kg di pizza. Guardate qui sopra, in modo tale che possiate vedere quanto calorifica è questa pizza carnivora. Amico mio, dai. Ah! Che miseria. Mamma mia. Ah, aiutami. Seconda prassi. Instagram. Ninja da tavola. Ed eccomi pronto per andare ad affrontare una nuova challenge. Qui di fronte a me abbiamo esattamente 5 kg di pizza. E questo è un nuovo episodio di Man vs Food Italia, chiamato anche Pizza Carnivora Challenge. Come sempre, ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram. Quindi ninja da tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome VG Thomas 1987. Come potete leggere qui sopra. E fatelo ninja. Ah no, ti seguo già. Terza prassi, qui non si discute. Come sempre, vi ricordiamo di non replicare le nostre pazze challenge a casa. Quindi in giro a tavola. Don't practice at home, perché potrebbe essere veramente pericoloso per la vostra salute. Vuole aggiungere qualcosa, Moccio? Se volete venire alla pizzeria del Ponte e mangiarvi una pizza da 5 kg, chiamate di prima, però almeno siate in 8 a mangiarla. Non mangiatela da soli! Non fatelo, non fatelo. Questa volta accompagneremo questi 5 kg di pizza con della Coca-Cola, purtroppo che non è zero, porca miseria. Ah, ragazzi, la Turbo Big, saluto. Comunque un attimo, non è zero, ma io apprezzo molto. Cheers. La solita roba, 5 kg di pizza, Coca zero, fenomeno questo. Ah, refreshing! E in aggiunta, ultimo, ma non per ultimo, abbiamo della salsa di pomodoro per pucciare le croste. Si sa mai che ci vanno di traverso, è così. Un'ora di tempo per sconfiggere 5 kg di pizza. Ricordiamo, 75 centimetri, meat, eccetera, eccetera. E partiamo in 3, 2, 1 e via, si parte. Amico mio, primo morso di no, questa... No, aspetta, ma possiamo farla vedere? Scusa, prendiamo un minuto, ma falla vedere una... Mangiamo. Primo morso di questa pizza carnivora challenge. Lui sta già mangiando. OMG. Amazing! Strepitosa. Ma anche l'impasto. Mi piace tantissimo che si sentono tutti i formaggi che abbiamo messo. Ma è super succoso. Potrebbe essere una buona tecnica quella del taco. Per forza. Complimenti allo staff di pizzeria del Ponte, comunque. Buonissima, ragazzi, una bomba. L'abbiamo divisa in 8. Quindi ogni fetta pesa quasi 700 grammi. Praticamente la fetta è una pizza. Cioè. Se non ricordo male, Adam adottava anche la tecnica sandwich. Una fetta sopra l'altra e se la mangiava così, proprio due. Questa è una sfida contro il tempo anche. Mamma mia. Però è ottima, veramente. Un filo pesantina, forse, con tutta sta carne sopra. Ma poi... Ma d'altronde la challenge è questa. Ci siamo noi per sfidare la challenge. Mangiare bene. Qui è tosta. Però non mi perdo l'animo. È che in ogni fetta c'è tutto. C'è sale, c'è la carne, c'è un prosciutto. È buona, ma è tosta. Il tuo massimo di pizza mangiato? 4 kg e 100 sono letto. Ammazza. Ma con gusti differenti, quindi più semplice.
Hai ragione, perché quello influisce tanto, eh? È come quando eri amorosa. Le donne mi odieranno, come sempre. Le donne ti amano, fidati di me. Posso chiederti un piacere personale? Mm. Potresti salutare Daphne, la figlia di un mio amico, che ti segue tantissimo, bravissima. È una tua super fan, quindi se puoi fargli un saluto in questo video... Ciao Daphne! Grande Daphne! Ciao, ciao, ciao. Non ti aspettavi. Se posso... 50 euro mi dai dopo, eh. Siamo ancora alla prima fetta. Quando è passato? 5 minuti. Dai, siamo nei canoni comunque. Sì? 100 euro a me minuto. Ah beh sì, è vero. Io inzuppo, eh. Durissima, difficilissima. Regia, puoi prendermi un focus di sta mega pizza? Che è veramente spettacolare, gigante! Thomas è la seconda fetta, io sono ancora la prima. E sto soffrendo di già. Ricordiamo che questa pizza non ha l'impasto napoletano, ma secondo me è veramente favolosa. Buonissima, ma poi fatta in teglia, devo dirti così, è rimasto un po' un... Una super un morbida. Un incrocio, esatto. Miseria. Sembra una di quelle super vere, buone, ma è venuta anche proprio American style, lo sai? Sì. Buonissima. Perché noi adoriamo anche il cibo americano. A me lo dici. A me. Ah. Maggie, no! Aspetta, Maggie! Sto tergiversando, Siamo chiusi! Voglio fregarci la pizza, eh! Questa pizza bisogna mangiarla a meninotto. Mamma mia, tu stai viaggiando, eh! Come va, amico? Malissimo. Ho il muro. Il muro dei 10 minuti? Ho il muro dei 600 grammi, non so. Comunque la pizza pesa meno. Pesa mezzo chilo una pizza normale, no? Una margherita quanto pesa? Mezzo chilo? Dai, sì, più o meno. Non mi mettere la bandiera bianca, per favore. Allora, a livello di fame potrei essere a posto. Sempre la solita storia, sempre così. Però, visto che c'è una challenge di mezzo, mi piglio questa. Vabbè, questa è enorme però, eh. Marcio, era a metà, non è scusanti. Dai, guarda quanto è grande. Provo la mossa alla pizza New York. Ora si è fatto un tacco. Un saccottino. Un saccottino salato. Buona la crosta formaggiosa, eh. Ah. È l'unica, il calzone così. Comunque non vorrei dire, ma penso che questa sia la sfida più difficile da fare di Members of Food, no? Sì, è una delle più toste. Vero che siamo in due, ma 5 kg raga di pizza e con tutta questa carne... Che poi sono le proteine comunque che danno sensazione di sazietà. E poi qui non puoi dividere. È enorme raga, è enorme. Non finisce più, non finisce più. Comunque avevo tempo, oggi ti sento parlare poco, avrò meno da editare. Ammazza. Ma perché io devo fare queste cose? Ma non potevi farla tu? Bisogna assumere Elio come mangiatore. Sto giro non vale. Non hai scusanti? Io non sono uno per le mangiate così. Comunque vorrei ricordare al pubblico da casa che ieri sera ho detto a Moccio: Moccio, stai in dieta. Sì, 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 tranquillo. Pastina. Cosa ci hai fatto? Di spatola. E poi gli ho detto quello che oggi? Ma no, ma ho assaggiato un pezzettino di focaccia di Recco. Ma un pezzettino l'ho assaggiato. Vabbè, ma quello perché è la specialità della casa. Faccio un po' come gli allenatori. Ti ricordi quando si giocava a calcio che chiamavano il sabato sera perché eri in giro a fare festa? Bravo. Dove sei? Vuole faccio io con Moccio? Però è vero. Ascolta. È vero. Mi ha chiamato la domenica pomeriggio, anzi la domenica mattina, per farmi le raccomandazioni e io non le ho seguite. E ora in difficoltà giustamente, facciamo un bel focus anche agli amici della Club B. Sarei stato in difficoltà lo stesso, adesso parliamo con gli amici della Club B, perché qua, se finisco sta fetta, mi sono mangiato quasi 1,5 kg di pizza. Piano piano, abbiamo tempo perché siamo solo a 12 minuti. La mia previsione era che io mangiavo 2 fette e tu 6. Tu sei quasi a metà. Tu hai superato a metà, grazie. No. Ah, sì, è vero. Buona. Allora, io credo in te a questo punto. Non so passare i 12 minuti, non mollare subito la spugna. Al muro dei 12 minuti. Ci sono, aspetta un attimo. Esatto, prendi le tue pause.
Mi serve un'acqua frizzante, ragazzi, se me la portate per favore. Come sei messo tu? Ci sono. Grazie. Qua frizzi un attimo per... 4,5 kg tu ne hai mangiato. Nell'arco di un'ora. 2,5 kg in 18 minuti. Tu quante avete mangiato adesso? Questa è la terza. 6 per 3, sei quasi a 2 kg, diciamo. Ci penso un attimo. Ragazzi, io ho il muro dei 10 minuti. Don't try this at home. Vai. La cosa che aiuta è che le croste sono molto molto morbide. È una bella cosa, eh? Sì. Mm-mm. Perché sennò... Ah, perché... fa fatica con la mascella? Sì. Ah, bravo, c'è ragione. Ti stanchi poi, vero? E posso dirti un aneddoto? Se non mangiate la crosta a casa... Siete dei maledetti. Ma perché? Perché è come andare a letto con l'amoroso e non mangiare la patata. Se posso, il conte. Anzi, il barone, scusi. Porca vacca! Amico mio. Sono pieno. Sono oltre il muro del suono. Dai, devo portare a casa la mia seconda fetta, lo devo fare per te. Prova a sconcentrare la mente, pensa ad altro. E cosa penso? Sempre quella. Dai, un morso. Ma guarda quanto è grande la fetta. Io credo in te. Non capisco di me, porca miseria. È dura. Veramente dura, ragazzi. È la carne che... È la carne. Mamma mia. La carne ora come ora è maledetta. Dà un senso di... proprio difficile come sapore, no? Quando siamo? 18 minuti. Sento il muro che si avvicina, infatti. Io l'ho preso già in faccia, mi sa. Un paio di volte sto muro, non so. Cioè, vi giuro che è una cosa... incredibile. La carne. Cioè, oltre ad essere pieno... Disgustato dalla carne. Disgustato quasi dalla carne, sì, è vero. È proprio dura come sapore da... da buttare giù, ti giuro, è una sensazione incredibile. Io quando vado in pizzeria due pizze le mangio. E due pizze saranno quasi un chilo. Sai qual è il problema tu? Devi ascoltarmi. Ma non ho mangiato niente oggi! Non ho neanche fatto colazione. Vorrei proprio che non hai fatto colazione. Non l'ho fatto, te lo giuro. Guarda, te lo giuro sul bacon. Sai cosa? Siamo andati un po' oltre orario per me. Come si dice in Veneto, passare il santo, passare il miracolo. Ah, quindi? Morto il papa se ne fa un altro. A me spaventa questo comunque, non la pizza, perché è super salato. Leggermente. Ma tu adesso ormai ci sei, praticamente è fatta. Ti mancano solo due fette e mezzo. Poi la gente dirà un domani, non sono riuscito a finire la pizza per due fette. Grazie. Ah, io ti ho detto, tu dovresti mangiarne sei. Tu due però. Non hai mangiato neanche un quarto di questa. Non ce la faccio, ti giuro, non ce la faccio. Non ce la faccio più. Non la faccio più. Non è mio, cioè veramente io, vedete. Parliamo con ragazzi della curva B che... salutiamo tanto. La differenza tra un professionista e un uomo di nulla, cioè non fatelo a caso, cioè io questo che voglio dire, ragazzi, non dire che volete provare a mangiare tanto a caso, no, bisogna essere preparati, pronti, cioè Thomas sei un professionista. Vedete, Moccio si è fermato perché è pieno, non vuole sono star pieno male. Non voglio star male, quindi mi fermo. Il problema è che però più tardi però... di sicuro mangerà il dolce, stasera mangerà ancora ma pizza. Sai un bel gelatino dopo come ci starebbe? Beh, quello sì. Sai cosa? Io proprio credo in te. Non so se te l'ho mai detto, però credo in te. Ma che qua mi zucchino di bacon da mangiare. Ma neanche domani la mangio questa. Stasera dieta, pastina. E domani? E domani sono a Roma. Però quando vedremo questo video sarò già tornato da Roma. Quindi domani, temporalmente all'uscita del video, non lo so. Ci ho sorpreso qua, eh. 23 minuti andati, il muro dei 20. 6, 12, 18, 24. Non è proprio il peso, è appunto... è la carne. La carne, porca miseria. Infatti adesso quasi quasi sto bacon esposto nel frattempo. Bravo, questa potrebbe essere la mossa giusta. Problema sarà mangiarlo più tardi. Dai, dai, parlo per i tuoi fans. 23 minuti, io ho mollato tutto nelle mani di Tomasangre. Mollerò anche tu. Nella bocca di Tomasangre. Dai! Che anche tu poi ti mangi 8 gelati, 26 ghiaccioli, mangiati la pizza! Ti fa sentire, eh? Che la cochina un pochino aiuta, però il mix di carne così è devastante. Quella carne, mamma mia. Adesso vuole una bella pizza all'ananas. Ecco, ci voleva un po' di ananas per sgrassare, bravo, è vero. Mettiamo menù, eh? Pizza ananas. Abbiamo detto che questa è la tua quinta. Sei per 5,30, sono 3 kg e passa. Mi sei messo? Si fa sentire. Vero? Cioè, solo per farvi rendere conto. È un bestione. Ma io credo in te. Io credo in Thomas perché l'ho visto sfidare cose peggiori.
Mi ricordo la prima challenge. Facciamo un po' il momento romantico, no? Ricordi la prima sfida? Il Man vs Food con quell'hamburger con oltre un chilo di pane. Qua mettiamo magari dei flashback. Ah no, è solo il video. Mocio mi sta già anche editando il video. È già oltre. Se mi mettessero challenge. Un computer nel cervello, te lo starei già editando. Guarda. L'atteggiamento che è sbagliato. Più coinvolto di essere. E tu? Ma io sono arrivato. Io sono onesto. Non essere onesto, hai detto due pezzi. L'ho detto. Parla, posso? Ah. Dai! Così è il dolce, il cannolo, to. Cannolo napoletano, che è una pizza napoletana. Questa è la più dura. Questa è la più dura, guarda. Io non ho assaggiato le altre sfide. Ma questa secondo me è la più dura. Anche perché comunque questo impasto è molto più pesante rispetto alla pizza normale. Eh sì, ma poi sai cosa, no? Ricordi quando abbiamo fatto il burrito? In 10 minuti ti eri mangiato 3 kg quasi. Il burrito comunque è una pietanza più semplice da mangiare. E poi c'erano più ingredienti anche freschi, perché c'era la panna acida, c'era il guacamole, che andavano giù più facilmente. Caldo adesso, mamma mia. Ma tu, spiegami una cosa. Su queste sfide che durano un'ora, a 50 minuti hai ancora fame? No. A meno che non cambio alimento. Se fosse un menù, tipo magari c'è il dolce. Ah, siamo a mezz'ora quasi, eh? Adesso non hai neanche dato un problema di pienezza. Di gusto. Sei stanco, vero? Sì. Sono pieno io a guardarti. No, la difficoltà della pizza carnivora è questa qua. E comunque, secondo me, con meno impasto sarebbe stato più semplice da mangiare. Sì, però... Forse è proprio il problema della carne. Io ho sofferto più la carne. E comunque su ogni fetta c'è tutto. Cioè, quello è il problema. Non è che dia una fetta da così, una fetta da cosa. Però ci sei, vedo la... Siamo a metà, dai. No, che metà? Ah, metà tempo. Due, Vorrei dirti, dai, che se non mangio un altro pezzo... Non ce la faccio. Vorrei dirtelo, ma no. Non te lo dico. Critica. Allora, quando finirò questa, comincerò a mangiare questa. Se tu qualche morso lo darai alla tua. Almeno provaci. Dai, un morso, per la gloria. E anche un bel morso, vedi? Ma secondo me è un morso ogni minuto. No, te la faccio, sto giù. No, questo è il troppo. Posso avere anche una Coca-Cola, ragazzi? Con del ghiaccio e del limone, per favore. Come dicevano, sposa bagnata, sposa fortunata. Raga, durissima, la peggiore. La peggiore, sì. La peggiore. Sembra di essere tornato al muro delle patate fritte. Ma della... Eagles Daily. Che già lì c'erano 10 hamburger. Siete? Più voglia di qualcosa di frizzante. Questo però è un problema, però. Fa per robe frizzante. Sì, le bevute gasate gonfiano. È anche peggio della pizza che abbiamo mangiato da Domino's. Questa è più impegnativa ancora. Hai fatto la mossa monta-smonta. Potrebbe essere la tecnica, eh? E poi chi la mangia per tutta la carne? Poi ci penseremo. No, ragazzi, è veramente critica. Però Thomas, vedi? Lui è un professionista. E avevamo 27 minuti, piano piano. 27 minuti. E io dopo 10 minuti ho finito. Quello cos'è, il quinto? Sì. Giusto. E se non erro, nella sfida originale, Adam aveva un compagno che non l'ha supportato molto in quella challenge. Perché noi riprechiamo tutto di me verso finalmente. Sto fingendo, l'avrei mangiata tutta. E quando me. È un fattore di papille gustative. Sono totalmente in crisi. Sento solo carne. Sono fastidioso. Cioè, fastidio sento. Però vai! Vai, c'è sudata la flotta di Vega. Copyright. Strike sicuro. Ma non il pomodoro, nella carne. Non sai cosa mi stai chiedendo. Oddio. Non sono anche obbligato a star più a guardarti che mangi questa cosa, che è una tortura per me in questo momento. Poi gli amici da casa commentano, ma come fa Mocio a resistere a non adottare un boccone? Invece, quando ho la possibilità, no, basta. Almeno per le prossime tre challenge io non partecipo più, te lo dico. E questo è il problema, È questo il problema. Sarebbe la sesta fetta questa. Attenzione, perché Thomas si fioma. Non si voglia. Ma fai vedere quanto è spessa poi. Cioè, è più grande del mio viso. Assurdo. Assurdo. 24 minuti. Non lo so, Non lo so. Comunque questa challenge è persa. E quel pezzo è immangiabile. Damn, sto soffrendo anch'io, Ti giuro che io non è che sto soffrendo. Ho già sofferto. Sono nella fase dell'abbandono. Ti giuro, non riesco a mettere più in bocca un altro morso con quel sapore. Ti mangeresti tipo una pasta con gli stessi ingredienti? No, qualsiasi cosa tranne che questa roba. Tutto sulle tue spalle. Come al solito, tra l'altro.
Ora ho cominciato a sentire anche il gusto del pecorino. Perfino il formaggio inizia a stancare. 22 minuti. 20 minuti. Ora c'è il muro dei 40 minuti. La tua ce l'ha ogni 20. Ah sì? In effetti adesso sei più performante di prima, però sta arrivando. Lo facciamo dopo, taxi? Direi sì. Facciamo un giro per Milano e aggiorniamo. Comunque l'avevo sottovalutata. No, io sapevo che sarebbe stata tosta, ma ti giuro non mi immaginavo così. Figurati che prima di partire volevo dirti che ne mangiavo tre. Sei arrivato a 800 grammi mangiati più o meno. Non è il problema del peso, del gusto, non mi va giù. 19 minuti, maledetto il Beckham. Oh, bella scarpetta. Ci vorrebbe, sai cosa? La Nutella bianca, quella sì che è buona. Ma esiste? Io l'ho vista in giro su internet, non so l'ho vista. Quindi dovrebbe esistere. Se l'hanno usata, evidentemente esiste. Non lo sanno, ma c'è il pubblico in trepidante attesa. Più che altro sono i titolari appunto di questa pizzeria, non vedo l'ora che finiamo per chiudere. Sì, ci stanno infamando. Ma siamo sulla via della morte. Perché io so che tu puoi farcela. Tu sai cose che non esistono. Io so cose che voi umani non avete neanche mai immaginato. Non è neanche questo, perché ogni tanto io mi concentro qua e dico vabbè, forse ce la faccio. Poi vedo. Ma questo è un attimo, questo adesso lo facciamo tritare, facciamo un milkshake. Comunque se tu ti impegnavi un po' ce la facevi. Ti giuro che io non ce la faccio più. Se perdiamo siamo a 5-2 per l'Italia comunque. Ma io non credo, non ascolti. Stanno chiamando, potete arrivare, sì, mangiare. Offriamo gentilmente la nostra pizza. Ma ora come ora? Sono state due persone che sono riuscite a terminare questa challenge. Allora, guarda, mi informo subito perché ora come ora non lo so. Vediamo. Beh, vado su, dai. No. Nessuno. 2 anni e 50 tentativi, nessuno era mai riuscito. No, vabbè ragazzi, non è possibile. Comunque vedi quando ti dico sempre che mettere un'ora di tempo, 45 minuti, è inutile. O 2 ore è inutile. È vero, hai ragione. Perché dopo... Ora siamo 15 minuti, ma... Anche se ce ne fossero altri 75. Sì, è una certa proprio... Peggio di quello veramente che... Pensassi. C'è da dire che è tanta roba. Praticamente qui abbiamo un altro trancio. Assurdo. Questa è veramente una delle cose più difficili da mangiare che abbia mai provato. Acqua? Acqua. Le mani che scivolano. Prego tesoro. Troppo gentile. Madonna che sei avuto. 13 minuti alla fine. Io non voglio frangere, continuare. Ma dammi una piccola mano. Un morsettino. Ti giuro, non ce la faccio. Un morso te, tre io. Guarda, no, ti giuro, non ce la faccio. Dai, uno. Com'è? Buona, painful. Sai qual è anche la difficoltà, secondo me? È proprio anche la pizza in teglia. Avete una bella sberla. Sono proprio spaventato dalla carne. Quella sensazione lì, la meat overdose. Parlato poco oggi. Due, eh? Sì. La pizza carnivora, forse hai sempre capito perché si chiama pizza carnivora. Si nutre di umani. Si nutre di noi. Dovrebbero comunque chiamarla pizza cannibale. Esatto. Dovremmo frullare tutto. Neanche lo stesso, perché proprio il sapore, ripeto. Con del sorbetto al limone, forse. Ma in questo caso mi sa che non si sposa. No. Incredibile. I ragazzi sono increduli. E comunque... Perché devi mettermi in cattiva luce? No, io comunque l'ho sottovalutato. Amico mio, direi che mi fermo. Non ha neanche più senso continuare. Nella sfida tra il cibo e l'uomo, qui ha vinto la carne. Esatto, ha vinto la pizza, ragazzi. Ci ha distrutto. Quindi siamo 5-2 per l'Italia. Comunque manteniamo un buon risultato. Ma quella di oggi, ragazzi, vi assicuro che è la sfida più difficile finora della serie. E io per un bel pezzo non voglio più saperne di Beckham. Ninja alla tavola, spero che vi sia piaciuto questo 7° episodio di Man vs Food Italia. Come sempre vi ricordo che se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati sui miei challenge, iniziate a seguirmi in Instagram, mi trovate con il nome VGThomas1987. Come potete leggere qui sopra e fatelo ninja. Fatelo. Ninja alla tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit and stay hungry.